chiamano tutte le persone, tutti i colleghi più qualificati professionalmente per quel tipo di evento, cioè riguardo ai danni d'acqua, e i mezzi a disposizione li avevamo tutti gli assenti aria, e quindi eravamo in un certo modo preparati. Non succede sempre di avere tutte le persone nel momento in cui succede l'evento, tutte le persone presenti, pronte. Quindi da un certo punto di vista ci sentiamo, insomma, diciamo, con la coscienza a posto, abbiamo fatto il possibile rischiando di persone, però sempre per il bene comune, che poi è quello che ci spinge ogni giorno a fare il nostro lavoro, come credo poi tutte le altre associazioni, tutte le altre persone che svolgono il proprio lavoro con passione, con voglia e anche con disinteresse oltre quelli che sono gli obiettivi, ma proprio per un fuoco dentro, una passione interna. Io ero il capo di staccamento il 3 maggio del 2014, adesso faccio servizio ad Ancona e anzi con l'occasione vi voglio presentare il nuovo capo di staccamento di Senigallia, che è il collega Santarelli Maurizio, che ha preparato, che da pochi giorni ha preso le redini di staccamento, e quindi ve lo presento e sono sicuro che conserverà gelosamente questa pergamena a ricordo di questo riconoscimento che ci avete dato. Grazie. Buonasera a tutti, io da pochi giorni sono il nuovo capo di staccamento di Senigallia, porterò questa pergamena a tutti i nostri colleghi e non c'è altro da aggiungere, abbiamo fatto solo che il nostro dovere, basta. Allora, con l'occasione da parte di tutti noi e anche da parte della maggioranza che stasera non c'è, e quindi tutta l'amministrazione, bocca al lupo comandante e auguri per il nuovo incarico. Bocca al lupo Senigallia. Grazie a voi. Allora, protezione civile, sono tanti gruppi di protezione civile, abbiamo fatto appunto prima, quando avete visto, io non so come suddividerli, non sono un grande esperto. Gruppo volontari, comunale volontari Senigallia, chi c'è presente? Qua. Allora, il numero 9. Segno questa pergamena in commemorazione dell'evento e anche in ringraziamento di quanto veramente state facendo e a nome di tutta l'amministrazione, cioè di noi presenti e di tutta la città in particolare. La ringrazio. Forse non lo sapete, non siete stati informati, comunque io sono coordinatore di tutti i volontari di protezione civile di Senigallia, sia il gruppo comunale che fa il lavoro, perché vogliamo tenere unito questa bella famiglia, questa bella squadra dei volontari di protezione civile qua di Senigallia, e quindi rappresento anche i fatti della Rovere. Volevo dire, noi abbiamo una pergamena per il gruppo Fatti della Rovere, se il ragazzo lo vuole ritirare, non so. Non è lui, o chi per lui, insomma. Lui è presidente del Comitato di Protezione Civile. Va bene, allora. Thank you.
No, non so se qua c'è qualcuno che rappresenta Caritas, MC. Ok, Caritas, Caritas. MC, Salvamento non c'è. Ok, allora questi qua li prendo io. MC, Croce Rossa, Falchi, CMJ. Dopo però come Presidente del Comitato di Protezione Civile dei Gruppi di Senigallia
tengo a fare questo intervento. Innanzitutto sono un po' rammaricato del fatto che non vedo i rappresentanti delle altre associazioni e tengo a precisare appunto che per me la protezione civile è apartitica politica, quindi credo fortemente in questa unione, cercherò di rappresentare la protezione civile dal punto di vista delle associazioni e dei gruppi comunali in maniera assolutamente sganciata dalla politica, in modo che possiamo insomma, portare il nostro contributo e ragionare in maniera, diciamo, unanime per il fine appunto che conosciamo, la salvaguardia del benessere del cittadino in primis. E farò un monito agli altri gruppi, perché speravo di vedere invece tornare a casa con tutte le pergamene e a uno diciamo, li punirò. Grazie a te per la disponibilità che hai dimostrato, ma soprattutto per la franchezza che dimostri. È una dote importante questa, a cui io tengo in modo particolare, perché una persona è libera solo quando è in grado di potersi esprimere liberamente, ed è una persona che vive la propria vita. Io ringrazio tutti, penso che non ci siano altri rappresentanti. No, non si chiama anche la polizia, vedo il sovrintendente Chiara. No. Però no, sovrintendente Chiara, sono controllato che non ci siano problemi, perché lui controlla sempre, non ha delle. Ringraziamo ugualmente perché controlla sempre e tutto va dal migliore di voi, al di là delle emergenze causate dal fiume, ma ci sono tante altre emergenze che gli organi di polizia sono prevengono, usiamo questo termine. Per tutte le altre forze di polizia, anche la polizia, ci recheremo personalmente a consegnarla nei loro uffici. Qui sapevamo che non potevano venire, era scontato. Perché? Perché noi non siamo l'amministrazione comunale, siamo i consiglieri d'opposizione, quindi non siamo l'amministrazione del comunale. Però noi siamo consiglieri comunali, noi ci sentiamo parte di questa struttura e abbiamo voluto fare questo gesto. Non sono venuti, ci abbiamo noi, non è un problema. Quello che loro hanno fatto è importante. Chiunque l'ha fatto, l'ha fatto per il bene comune della città di Senigallia. Usato il mio termine, scusate, non mi piace usare il bene comune. Io ho un termine, se qualcuno vuole dire qualcos'altro, se no. Niente, salutiamo tutti gli intervenuti e ringraziamo ancora tutti coloro che chiaramente hanno affrontato queste emergenze e che continuano quotidianamente ad affrontarle. Ci vediamo soltanto il prossimo anno, speriamo anche con il sindaco e con la maggioranza. Noi inviteremo, credo che quando sapranno come si è svolta l'iniziativa, io credo che sarà anche loro interesse venire a ricordare con noi questo evento, guardare tutti insieme e al di là delle singole posizioni, perché quando siamo in quei banchi siamo tutti un po' più cattivi, però quando si fanno queste ovviamente celebrazioni, commemorazioni, io credo che insomma la faziosità nel senso buono del termine va lasciata da parte e anche per il bene, come diceva Giorgio, per il bene della città. Grazie ancora davvero a Giorgio Salvini che ha fatto un bel successo della città. Grazie a tutti.